più di 80 anni fa in Spagna, il calcio balilla, negli anni 50 vennero organizzati i primi tornei e in questo modo iniziò ad assumere le caratteristiche di uno sport. Negli ultimi anni anche a Bergamo sta crescendo la popolarità del calcio balilla del CSI, che unisce un esercito di appassionati. Bilancio più che positivo per la stagione 2011-2012 del calcio balilla targato CSI. Quest'anno abbiamo registrato un ulteriore incremento delle squadre, arrivando a ben 112 formazioni che si sono suddivise nei tre gruppi A, B e C. 112 le squadre che erano in partenza nella stagione 2011-2012 sono state premiate le prime 4 classificate del gruppo A e le vincenti gironi 2 dei gruppi B e 6 del gruppo C. Ad aggiudicarsi il torneo provinciale di calcio balilla è stata la squadra del Pizzamania di Treviolo. Praticamente 5 anni che partecipiamo, siamo sempre arrivati in finale, è la seconda volta che vinciamo, è bella soddisfazione comunque. Il campionato è stato un po' strano perché siamo partiti male nonostante fossimo campioni in carica e poi abbiamo recuperato nel finale, siamo riusciti a confermare il terzo posto. Il bilancio è positivo per noi dal Boccaleone perché abbiamo ottenuto un risultato insperato e siamo tutti molto contenti di questa cosa. La conquista più grande per gli amanti del calcio balilla sta nella tecnica vincente ma soprattutto nell'affiatamento di squadra. Il segreto delle nostre vittorie è, a parte il giocare tanto, allenarci molto spesso, però come dicevo è la nostra amicizia che ci tiene legati da anni e anni e anni. Visto da fuori sembra molto, molto soft, invece chi ci gioca capisce che è molto molto intenso come sport.